Buonasera da Pietro Greco e benvenuti a questo incontro del Circolo dei Lettori di Torino. Parleremo del DNA. DNA è il titolo di un libro, per l'appunto, un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro, edito da Mondadori. Si tratta di un libretto non nel senso di un libro piccolo, ma un libretto nel senso proprio musicale, il libretto di un'opera. Questo libretto di un'opera è firmata da Telmo Pievani e ha un illustre direttore d'orchestra, il DNA, appunto. E allora, buonasera innanzitutto, Telmo Pievani. Ti Buonasera, propongo, ciao. perché non possiamo che darci del tuo, visto che lavoriamo molto spesso insieme, ti propongo di ricordare con questo nostro incontro il comune amico e maestro Giulio Giorello, che è scomparso ieri. Sì, ti ringrazio di questo perché lo voglio condividere con tutti quelli che ci stanno ad ascoltare in questo momento, gli amici del Circolo dei Lettori, Giulio Giorello. Ci ha lasciato ieri, tra l'altro è stato ospite tante volte al Circolo dei Lettori, a volte anche insieme. È stato un grande filosofo della scienza, erede di una gloriosa scuola, quella di Ludovico Gemona alla Statale di Milano, che ha introdotto questa disciplina sostanzialmente in Italia. Io l'ho conosciuto all'università, faceva delle lezioni meravigliose, erano dei fuochi d'artificio. Collegava, penso, parlava dell'evoluzione del falsificazionismo di Popper, poi di Topolino, di Lenin, di filosofia della matematica dell'Irlanda, dei suoi amati pirati, corsari, ribelli. Era un grande intellettuale molto libero. A me ha insegnato la libertà di pensiero, la generosità, non si risparmiava mai, lo chiamavano dappertutto, andava, faceva conferenze, faceva una fatica tremenda. Però andava, incontrava tutti, dialogava con tutti. E poi mi ha insegnato la leggerezza, perché secondo me non c'è più adesso, è estinta questa qualità, almeno la vedo pochissimo. Questa Cioè, qualità calviniana. sì, il piacere, proprio quando stavi con lui e seguivi le sue conferenze, proprio sentivi il godimento della cultura, del leggere, del collegare le cose, il piacere di questa leggerezza. Mentre noi oggi pensiamo che la leggerezza sia evasione, superficialità, invece per lui essere leggero, ironico e divertente era esattamente il compito di un intellettuale. Quindi abbiamo perso una mente meravigliosa. Capacità di costruire ponti in corsa, sempre e continuamente, tra diverse discipline. Bene, anzi, male, ci dispiace davvero, è un vuoto difficilmente colmabile. Ma cominciamo con la nostra opera, il tuo libretto e questo direttore d'orchestra, il DNA. Cominciamo con lo spiegare cos'è il DNA. Allora, intanto diciamo perché dici che è un libretto, perché c'è un segreto dietro. In realtà è un libretto sul serio, come Pierpaolo Di Fiore che ha scritto la prefazione ha giustamente detto, molto gentilmente. Non è un libretto d'opera, però è un libretto musicale, nel senso che non è un libro che nasce da solo, è un progetto, è uno spettacolo di musica meravigliosa dei The Producers, che sono dei bravissimi produttori e musicisti, che per l'AIRC hanno inventato questo progetto appunto di musica per conferenze scientifiche. E questo libro nasce dal testo che io racconto in scena insieme con questi musicisti e che parla proprio del DNA. E quindi è un progetto per la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. E la chiave di lettura è appunto questo linguaggio, l'acido desossiribonucleico, la cui struttura è stata decifrata ormai tanto tempo fa, nel 1953, e che è stato sempre detto il linguaggio della vita, il libro della vita, il codice della vita. A me piace anche dire, e lo dico nel libro, che non è soltanto una stringa di lettere, non è soltanto bidimensionale, ma è anche una cosa, è una molecola tridimensionale che sta dentro il nucleo di ognuna delle nostre cellule. La cosa meravigliosa è che è lì da 3 miliardi e mezzo di anni perché è virtualmente in una filigrana continuativa dal primo organismo vivente fino a noi oggi. Ecco, è molto aggrovigliato, ma è lunghissimo, diciamo, questo filamento
che è la vita sostanzialmente sul nostro pianeta. Mi ha rubato il secondo input, che era il teatro in rappresentazione. Dov'è che il DNA è stato con te, direttore d'orchestra? Poi spiegheremo perché un direttore d'orchestra anche fuori dalle vostre rappresentazioni teatrali, che è stato lo spunto per questo libro. Perché intanto diciamo che il DNA è uno dei protagonisti dell'evoluzione, anche dell'evoluzione cieca. Sì, secondo me il DNA è forse la più formidabile invenzione dell'evoluzione, perché ha una caratteristica unica. Questo me l'ha insegnato una volta Edoardo Boncinelli, che ha fatto una bellissima conferenza su questo. Dice: trovate voi una molecola che da 3 miliardi e mezzo di anni conserva due caratteristiche apparentemente contraddittorie: la stabilità. Quindi essere fedele nel trasmettere di generazione in generazione l'informazione, altrimenti non ci sarebbe evoluzione perché le variazioni non sarebbero ereditarie e quindi non potrebbero accumularsi nel gioco evolutivo e nella selezione naturale. Ma allo stesso tempo, essendo stabile, è anche capace di mutare, cioè di accumulare errori di copiatura e mutazioni e quindi di cambiare. E in questo gioco, che tutto sommato nell'evoluzione è un equilibrio instabile, no? Tra variazione e stabilità c'è tutto il segreto della creatività di questo acido nucleico meraviglioso. Una creatività adirezionata, no? Dicevamo un'evoluzione che non ha una direzione predefinita. Sì, non può averla proprio per il meccanismo intrinseco dell'evoluzione, perché questi errori di copiatura sono realmente tali. Nel libro e anche nello spettacolo usiamo molte metafore, no? E la metafora forse io preferisco quella del manoscritto, quella degli amanuensi, no? Il manoscritto, quindi tu hai una lunga stringa di un codice che ha un significato, un messaggio, è un libro, è una grande opera, e tu la copi, continui a copiarla. E qualche volta l'amanuense fa un refuso e non se ne accorge, ma quel refuso viene poi tramandato all'amanuense successivo che non se ne accorge e lo tramanda. Ecco, è esattamente questo, un errore di copiatura casuale o contingente che viene poi trasmesso di generazione in generazione. E la cosa interessante è che ovviamente ci sono delle cause per cui avvengono queste mutazioni. Noi sappiamo che ci sono sostanze mutagene, no? Proprio quelle che poi sono pericolosissime perché sono quelle legate anche all'insorgenza di tumori. Gli epidemiologi sono molto interessati a sapere quando si sviluppano più mutazioni genetiche. Per noi evoluzionisti invece non è così importante. Le mutazioni genetiche vengono fuori spontaneamente, casualmente, diciamo noi, e poi entrano nel gioco evolutivo attraverso le pressioni selettive. Quindi è proprio il combustibile dell'evoluzione che non può essere direzionato e non può avere un fine. A proposito di gioco, ed evocando un grandissimo personaggio della storia della biologia come Jacques Monod, voi parlate, tu parli in questo libro, ma voi avete parlato nella rappresentazione anche a teatro, di caso e di necessità, di un gioco tra caso e necessità. Sì, questo è il famoso dualismo, quel capolavoro che è stato il caso necessità, che Monod scrisse tra l'altro poco prima di morire, tra l'altro, e che divenne poi un bestseller internazionale. Ed è un dualismo che funziona, perché è una citazione di Democrito, tra l'altro, quindi è, come dire, in una lunga continuità di riflessione, Democrito, Epicuro e Lucrezio. Tra l'altro è interessante, poi mi piacciono molto queste derivazioni dal mondo antico. E come dicevano gli atomisti, tutto quello che succede in natura è atomi e vuoto e mutazioni dentro questi cambiamenti. Il caso necessità, appunto, il caso è il combustibile, le mutazioni genetiche, e la necessità è il fatto che l'ambiente cambiando fa sì che i portatori di certe variazioni abbiano più o ma maggiori o minore chance di sopravvivenza. Quindi è la necessità ambientale, il bisogno, il contesto climatico, alimentare, della predazione e così via, che poi nutrendosi del caso dà origine a strutture ordinate, perché poi un'altra delle grandi magie della vita, come già Monod diceva, ma citando Schrödinger, è che gli esseri viventi, grazie al DNA, sono capaci di sottrarre provvisoriamente un po' di disordine dall'universo, trasformarlo in strutture ordinate, salvo poi restituire naturalmente al disordine dell'universo con la morte. Ma con qualche imperfezione necessaria, giusto? Assolutamente sì, perché noi facciamo spesso l'errore,
siccome abbiamo una mente teleologica, una mente che subito interpreta in chiave finalistica le cose, il paradosso è che spesso anche quando parliamo di selezione naturale la interpretiamo così. E, per esempio, diciamo, la selezione naturale ha fatto questo, ha perfezionato quello, ha prodotto quello, ha creato. In realtà non si può correggere tutte le volte, però è sbagliato perché la selezione naturale è un meccanismo, è un processo, non fa niente, è un insieme di condizioni date le quali succede qualche cosa, no? E la selezione naturale funziona non come un ingegnere, quindi non c'è un piano preordinato da realizzare, ma funziona come un artigiano, come un bricoleur, che è un'altra metafora molto bella usata dall'amico di Monod, cioè François Jacob, che diceva l'evoluzione è bricolage. Perché è bricolage? Per una ragione tecnica precisa, perché la selezione naturale parte sempre dal materiale che c'è a disposizione in quel momento, quindi riutilizza sempre il materiale a disposizione, perché questo è più economico, non sarebbe sensato, non sarebbe funzionale ripartire ogni volta da zero. Il risultato qual è? Che tu al cambiamento funzionale che hai di fronte reagisci riutilizzando un materiale che ha i suoi limiti, ha i suoi vincoli e quindi alla fine il risultato è un compromesso. Noi siamo bipedi, ma da quadrupedi e quindi abbiamo tutta una serie di difetti del nostro bipedismo che ci creano un sacco di problemi, peraltro di acciacchi, difetti biomeccanici evidenti. Ma tutto sommato funziona perché comunque il bipedismo ci ha dato grandi vantaggi per altre Ecco, mi ha ricordato il mio dolore di schiena, che forse risale proprio a questa evoluzione imperfetta, ma stupenda e meravigliosa. Ma non c'è solo l'imperfezione, c'è anche la simbiosi e la cooperazione, Sì, questo è un tema molto forte nel libro no? che deriva dallo spettacolo, perché nello spettacolo. Adesso non voglio tra l'altro raccontare troppo perché verremo a Torino, tra l'altro era già in programma, poi abbiamo dovuto ovviamente sospendere tutto e continueremo poi la tournée appena ci sarà permesso da ottobre, novembre in poi, in tutta Italia. Però diciamo che la connessione che abbiamo deciso di fare con la seconda parte dello spettacolo, che è quella legata al cancro, al tumore, discutendone anche con gli oncologi, con i medici clinici di AIRC, è stata questa, e cioè che dal punto di vista evolutivo è molto affascinante, ovvero gli organismi complessi nascono dalla possibilità che cellule diverse, come noi siamo pluricellulari, abbiamo più di 200 tipi cellulari dentro il nostro corpo, imparino a cooperare, a stare insieme e possono stare insieme attraverso la simbiosi, come è successo per esempio quando sono nate le prime cellule con il nucleo, oppure le cellule con gli organelli, come i mitocondri, che prima erano dei batteri autonomi, indipendenti, forse degli archeobatteri, e poi sono stati fagocitati da una cellula. E sono diventati parte di una struttura più grande. Quindi è un rinunciare praticamente alla propria autonomia per diventare parte di qualcosa di più grande, che è un meccanismo molto bello e importante nell'evoluzione. Oppure addirittura cooperare tra tante cellule molto diverse tra di loro. Perché ci fa gioco questo? Perché naturalmente il cancro che cos'è? È il tradimento di questa cooperazione, è Ci il torneremo fra poco sul disobbedire a questo. cancro. Va bene. E allora ritorniamo un attimo, diciamo, alla funzione importantissima che ha questa molecola straordinaria, il DNA, quella di direttore d'orchestra. Cos'è l'orchestra genica, così come la chiami nel tuo libro? Ma la chiamiamo, abbiamo deciso con Pierpaolo Di Fiore di chiamarla orchestra perché bisogna evitare l'errore quando si pensa al DNA di immaginarlo come un destino, come un oracolo, semplicemente come una determinazione. C'è un gene e si traduce in una sequenza di aminoacidi in una proteina. Questo è vero naturalmente, però è molto più complesso di così, perché il DNA va letto, interpretato, che fuori metafora vuol dire che il DNA viene regolato, cioè i geni vengono espressi in un certo momento, in un altro, di più, di meno. Quindi piuttosto che un semplice codice, è proprio una ricetta ed è proprio come un direttore d'orchestra, nel senso che è quel direttore d'orchestra che poi organizza l'attività dei geni. Questo perché nel DNA c'è una struttura, potremmo dire, gerarchica, cioè ci sono dei geni che fanno un po' da muratori, quindi si occupano di aspetti specifici dell'architettura, e poi ci sono i geni invece che fanno i direttori di cantiere, che regolano gli altri geni. E poi ci sono gli interruttori ancora, quindi è un meccanismo estremamente complesso che assomiglia più a una sinfonia, a un'orchestra, che non a un sacchetto di biglie con dentro tanti geni e tu vai a prenderlo quando ti serve. Questo è molto importante anche sul piano medico, ovviamente,
che quando io manipolo il DNA devo sapere che sto manipolando un'orchestra e non invece un sacchetto di Ecco, biglie. tu ci hai ricordato come il DNA sia vecchio di 3,5 miliardi di anni o giù di lì, e quindi è qualcosa di estremamente stabile. Eppure ci ricordi nel tuo libro che sono vissuti sulla Terra, da quando sono nati gli uomini, almeno 100, più di 100-110 miliardi di esseri umani. Il numero di esseri viventi è stato straordinario, che so, milioni di miliardi di esseri viventi, ma non ce n'è mai stato uno uguale. Quindi stabilità e diversità. Questa è un'altra coppia di parole che è molto presente nel tuo libro. Sì, questo perché diciamo, il gioco di causa e necessità ha come effetto fondamentale questo. La diversità nell'evoluzione è allo stesso tempo il motore del cambiamento, cioè il presupposto, ma anche il risultato, perché poi alla fine il risultato dell'evoluzione è la ramificazione di tante specie, sottospecie e così via. Quindi è proprio il fulcro per me. Anche quando si parla di imperfezione, ovviamente imperfezione è un termine negativo, è negare una perfezione. In realtà, quando si parla di imperfezione, si sta parlando di diversità, e sarebbe il termine più corretto. E l'esempio che facevi, che faccio anch'io, è un calcolo fatto da un genetista inglese, quello dell'esistenza di 107 miliardi di esseri umani. Nello spettacolo è importantissima questa cosa, perché ci dice, da un lato, che siamo una specie molto giovane, perché 107 miliardi di esseri umani non sono poi tantissimi. Noi siamo, e include anche noi, quindi 7 miliardi che sono adesso più altri 100. E a me commuove questa cosa, perché tu devi immaginare che tutto quello che siamo riusciti a combinare noi esseri umani, Napoleone, Giulio Cesare, tutti i grandi poeti, artisti, condottieri, sono tutti dentro quei 107 miliardi di vite e di esistenze individuali. E appunto, grazie al DNA, grazie a quei 3 miliardi di lettere del DNA, non ce n'è mai stato uno uguale a un altro, perché comunque c'è un 1 per 1000 di quelle piccole variazioni che è sempre diverso da ogni singolo individuo all'altro. Questo vale per gli uomini, su cui ritorneremo tra poco, ma vale anche per gli organismi più semplici, per i batteri, gli archi e quant'altro. E questo ci porta al problema dell'origine, non tanto dell'origine dell'umanità, su cui torneremo appena adesso, ma sull'origine della vita. Com'è nato questo DNA e quando? No, dicevamo 3,5 miliardi di anni fa più o meno, ma com'è nato? È a saperlo questo è il grande interrogativo, ovviamente, sull'origine della vita. Però noi sappiamo che è esistito LUCA, quindi The Last Universal Common Ancestor, che è uno dei brani centrali dello spettacolo. Quindi sappiamo che è successo qualcosa, tra l'altro mi piace ricordarlo, che non era inevitabile, cioè non era ovvio, e cioè che o la vita è cominciata una volta sola su questo pianeta e si è portata dietro la matrice fondamentale, cioè DNA più RNA, oppure ci sono stati diversi tentativi, però ne è sopravvissuto solo uno. Sono le uniche due possibilità. Ed è strano, interessante. Darwin, per esempio, era molto combattuto su questa cosa, non sapeva quale ipotesi aderire, perché l'idea che veramente ci sia stato un unico tronco di partenza di tutto è meraviglioso, che unisce un batterio, la mosca, l'uomo, qualsiasi essere vivente sulla Terra. Quindi, tra l'altro, è un messaggio di fratellanza e di Straordinario. unione. Straordinario, no? Perché le molecole di base sono esattamente le stesse. Quindi sappiamo questo, sappiamo l'epoca all'incirca, cioè 3,75 miliardi di anni fa. Questo lo sappiamo perché poco dopo si trovano già cellule che hanno già avuto una loro storia evolutiva e prima probabilmente le condizioni sulla Terra erano inospitali. Quindi deve essere successo pressappoco in quel momento lì. E tra l'altro, lo sai che a proposito di coronavirus, alcuni studiosi di origine della vita pensano che che i primissimi organismi assomigliassero abbastanza a dei virus a RNA, proprio come Certo, quello che ci ha fatto così tanto ho già capito. male quest'anno. Organismi semplicissimi, un affilamento di RNA circondato da una capsula di proteine. Probabilmente i primi organismi viventi erano qualcosa del genere, dei replicatori nudi, puri praticamente. Dobbiamo loro la vita e talvolta anche, diciamo, la morte, purtroppo. Hai parlato di Luca.
Però adesso vorrei introdurre con te un numero, anzi un orario preciso, le 23:32. Perché è importante questo orario? E questo è l'inizio dello spettacolo, che è molto drammatico, diciamo, perché io ho deciso di prendere la famosa metafora di Carl Sagan, che fece il famoso calendario della vita e si immaginò la vita dell'universo, quindi 13,8 miliardi di anni, condensati tutti in un anno solare, cioè come se fossero successi dal 1° gennaio al 31 dicembre. Se si rifà lo stesso calcolo, ma con quello che abbiamo detto prima, cioè dal primo organismo vivente al 1° gennaio fino al 31 di dicembre, scopri le varie cadenze della vita. Per esempio, come diceva sempre Stephen Jay Gould, ti accorgi che 10 dodicesimi della vita sono passati nella noia più tremenda, come diceva sempre lui, Totalmente. perché sono tutti organismi unicellulari che inventano un sacco di cose interessanti, la Ma chissà se i fotosintesi, eccetera, batteri però. si annoiano poi. Esatto. E poi dal 2 di novembre comincia la vita pluricellulare, ma siamo già arrivati al 2 di novembre. I dinosauri compaiono i primi di dicembre, si estinguono la vigilia di Natale, il 24 di dicembre, il primo primate, l'antenato comune dei primati, viene fuori a Santo Stefano, il 26 di dicembre, l'antenato comune di tutti gli ominidi come noi, il 31 dicembre alle 10 del mattino, e l'orario che dicevi tu è il fatidico orario, alle 23:32 del 31 dicembre, quando nasce Homo sapiens, cioè tra 200 e 300 mila anni fa. Il messaggio è palese, cioè noi siamo l'ultimo quarto d'ora di questa lunghissima storia. Come diceva Darwin, siamo una pellicola sottilissima che galleggia sopra un oceano sterminato di tempo. Siamo tanto piccoli. Io nello spettacolo poi mi diverto perché la metafora più bella che sia mai stata inventata su questo è quella di Mark Twain, che è quella della Tour Eiffel. Tra l'altro lo scrive nel 1903, quando queste datazioni qua non si conoscevano. Però lui dice: noi umani siamo come l'ultimo straterello di vernice messo sopra la Tour Eiffel, come te. E poi, col suo solito sarcasmo, aggiunge: e poi ovviamente tutti pensiamo che la Tour Eiffel sia stata costruita proprio per metterci sopra quello strato di vernice. Infatti, questa era l'ultima domanda, tu mi anticipi sempre, quindi era E l'ultima. quindi si capisce che è Che improvvisato, non ci, diciamo. certo, si capisce che è improvvisato. E ovviamente siamo, come dire, una specie giovane, molto giovane, l'ultimo strato della Torre Eiffel. E quindi c'è la possibilità che la specie umana si sia divisa in razze diverse fra di loro, con caratteristiche diverse fra di loro. No, decisamente no, proprio per questo. Questa è una delle ragioni fondamentali, come già aveva capito Luca Cavalli Sforza. Siccome siamo una specie molto giovane e per di più anche molto mobile e promiscua, quindi veniamo fuori da un gruppo fondatore che è vissuto tutto sommato poco tempo fa, poche decine di migliaia di anni fa. Quindi non c'è stato proprio il tempo materiale di separare cluster, gruppi di mutazioni genetiche, di marcatori genetici diversi da popolazione. Popolazione. E poi siamo appunto mobili e promiscui, quindi poi abbiamo anche mescolati continuamente. Il risultato è che se tu prendi due esseri umani a caso nel mondo, quindi un aborigeno australiano, un amerindo, un africano, non variano mai più del 2 per mille delle loro basi nucleochimiche, quindi di quelle letterine là. Sono 3 milioni di letterine, quindi sono comunque tante, ma sono l'1 per mille rispetto, no? Sono come un ago in un pagliaio. La cosa ancora più importante è che se poi tu vai a vedere dentro questo 1 per 1000, più dell'85% di quelle letterine diverse sono puramente casuali e individuali, cioè sono di Pietro greco, di Telmo Piovanni, di qualsiasi individuo a caso. Quindi quelle che riguardano in particolare il luogo d'origine nostro geografico sono veramente niente, si contano sulle dita di poche mani e riguardano il colore dei capelli, la forma degli occhi, il colore degli occhi e poche altre caratteristiche che non sono assolutamente sufficienti per distinguere le razze umane. E poi dicevi, scusa adesso, che anche il colore della pelle poi non è frutto di un determinismo genetico, cioè non è dovuto a un solo gene, ma al gioco piuttosto complesso di un'orchestra genica, vero?
Sì, il colore della pelle è un bellissimo esempio dell'orchestra di cui parlavamo prima, perché negli ultimi paper salta fuori che ci sono almeno 70 geni coinvolti. Quindi immaginiamoci sul DNA, cromosomi Incredibile. diversi, 70 punti che si attivano per cooperare per dare origine al colore della pelle, che quindi è un carattere continuativo con tante sfumature diverse, e per poi, se andiamo a vedere come si è evoluto, è legato a quello che mangiamo, all'insolazione, alla latitudine, a tutta una serie di caratteristiche che quindi possono variare tantissimo. Quindi tu puoi avere la pelle olivastra, piuttosto scura, al polo nord, perché la vitamina D riesce ad averla tramite la dieta, e quindi con il pesce crudo e con la dieta, e sto parlando degli Inuit ovviamente, oppure puoi avere persone con la pelle abbastanza chiara all'equatore, come succede nelle Americhe, per esempio, per una ragione totalmente diversa, perché ci sono arrivati lì recentemente e non c'è stato ancora il tempo per processo evolutivo di scurimento della pelle. Gli aborigeni australiani sono scurissimi, ma se vai a vedere la latitudine sono all'incirca dove c'è il Sudafrica, quindi molto giù. Quindi è pieno di eccezioni. Questo per dire che anche se usi il colore della pelle, non riesci a capire esattamente da dove uno viene e soprattutto a catalogarlo in termini razziali. E questo ovviamente è un tema Sfumature. diventato dolorosamente di attualità ancora oggi. Sono tanti i motivi, tra cui le migrazioni. Noi siamo una specie migrante, come tu ci hai detto anche in altri libri, no? Sì, siamo una specie mobile migrante, perché una delle strategie adattative predilette dagli esseri umani è quello di spostarsi. In realtà non è solo degli esseri umani, già Darwin lo diceva, no? La migrazione è una delle strategie fondamentali, perché l'ambiente cambia, il clima cambia, le fasce di vegetazione si spostano, quindi le tue risorse si spostano. E quindi tu cosa fai? Ancora prima di riuscire ad attivare il motore evolutivo della selezione e riadattarti, cosa fai? Insegui l'habitat che ti è più congeniale, quindi ti sposti. Quindi il migrare è una strategia molto fondamentale proprio di adattabilità, no? Di flessibilità. Noi siamo i campioni del mondo però di questa strategia, perché anche rispetto ad altre specie umane, noi siamo la più migrante di tutte, perché siamo usciti dall'Africa più riprese e poi facciamo questa cosa meravigliosa che resta per me ancora da decifrare, per cui dall'Africa tu vedi partire questi gruppi di cacciatori-raccoglitori, immaginiamoci con la pelle scura, perché lo sappiamo che l'avevano, e dopo 9-10 mila anni, che sono pochissimo tempo sul piano evolutivo, li trovi nell'Artico, in Siberia, in Australia, nella penisola iberica, c'è cioè una capacità di adattamento e di espansione che nessun'altra, almeno forma di primate che io conosca, sia mai stata in Siamo grado di fare. una specie con una grandissima capacità di adattamento, però anche la nostra specie è soggetta ad un fenomeno che tu metti anche nel sottotitolo del tuo libro per evidenziarlo, un codice per scrivere la vita, il DNA, e decifrare il cancro. Cos'è il cancro e perché lo definisci una sorta di ritorno di un egoismo primordiale? Ma questo mi affascina molto, ne abbiamo discusso tanto con gli oncologi, appunto, di AET, Alberto Bardelli, per Paolo Di Fiore, perché soltanto da poco tempo a questa parte, negli ultimi anni, sono cominciate ad emergere alcune ipotesi evolutive sul cancro, che possono sembrare ricerca pura, ma in realtà non è così, perché se noi riuscissimo a capire qual è la logica evolutiva di questo fenomeno biologico, secondo me potremmo anche riuscire a trovare delle modalità per sconfiggerlo più efficacemente. E allora un'ipotesi che è stata fatta è proprio questo, che il cancro, i canchi poi sono tanti, però diciamo che il meccanismo di base del cancro è legato proprio a un ritorno all'egoismo unicellulare, come se alcune cellule, in virtù di una serie dell'accumulo di alcune mutazioni genetiche, lo sappiamo, ad un certo punto smettessero di obbedire ai controlli del corpo e quindi all'obbligo della cooperazione, che è un obbligo anche poliziesco, perché c'è il sistema immunitario che veglia continuamente sul fatto che le nostre cellule diverse continuino a cooperare. Però può succedere che accumulando mutazioni a partire sempre da una, le cellule imparino a disobbedire. E quindi cosa fanno? Tornano a fare quello che facevano prima di 600 milioni di anni fa, cioè replicarsi in modo incontrollato. Smettono di fare l'apoptosi, cioè di suicidarsi quando sono danneggiate, e cominciano a proliferare. E fanno una cosa, tra l'altro, che è molto interessante anche sul piano evolutivo, ovviamente preoccupante, ma se la si capisce è importante,
che trasformano l'ambiente attorno a loro per favorire se stessi. Quindi l'infiammazione, l'acidosi, queste caratteristiche che vediamo nella proliferazione cellulare sono modi con i quali il cancro, è, come dire, addomestica il mondo attorno a sé, i tessuti attorno a sé a proprio favore. E quindi è una bestia terribile, proprio perché ha una logica evolutiva profonda che va compresa. Una bestia terribile anche perché è molto antica, precede gli uomini. Il cancro è molto diffuso in natura. Proprio per questa ragione, se fosse vera questa ipotesi, vorrebbe dire che le ragioni evolutive del cancro affondano all'incirca 600 milioni di anni fa, cioè con l'origine della vita pluricellulare, cioè con l'origine di quei meccanismi di controllo che tengono a bada l'egoismo cellulare, che però è sempre lì, è sempre sotto, che spinge, quindi appena tu le dai le condizioni e calano i controlli, può venire fuori. Tra l'altro poi, però questo è un altro aspetto ancora evolutivo, il tumore ha anche delle caratteristiche tipiche del sistema evolutivo, perché muta molto velocemente, è stato scoperto recentemente, ormai ampiamente confermato, che purtroppo si suddivide in popolazioni geneticamente distinte, come fanno anche i virus, per esempio, è stato visto sull'HIV e molti altri, quindi crea una sorta di albero darwiniano. E questo ovviamente è molto pericoloso, perché vuol dire che se tu, per esempio, con la chemioterapia ne colpisci una di queste popolazioni, magari la sconfiggi, ma ce n'è un'altra che è resistente e che quindi sviluppa resistenza. Quindi è una strategia molto insidiosa, ma è una strategia tipicamente evolutiva, quella di ramificarsi in tante sottopopolazioni geneticamente diverse. Quindi vedi che i tumori più aggressivi hanno proprio un comportamento evolutivo, quindi l'evoluzione ha a che fare con la nostra comprensione di questo fenomeno, che è ovviamente la missione di IARC. È quello di sconfiggere. Ecco, Telmo, poi ci sono anche dei geni che, come dire, intuiscono, capiscono, sanno, se possiamo utilizzare questi verbi, l'ambiente biologico in cui vive. Per cui se c'è un gene che so che è capace di costruire occhi, poi li costruisce ovunque tu li metti. Diciamo, queste fai, fate, ci date una bella immagine di questo gene che costruisce occhi sulle zampe degli insetti. Sì, questa è bellissima perché è una scoperta già risale da anni fa, cioè, ha dato un premio Nobel importante sulla genetica dello sviluppo ed è la capacità modulare dell'evoluzione. Quindi l'idea che ci sono questi geni Ox, i complessi Ox, sono dei particolari tipi di geni che sono modulari, nel senso che loro fanno il modulo occhio. Ma se tu prendi il gene del modulo occhio da una certa specie, anche un mammifero, e lo metti in un insetto, lui fa l'occhio dell'insetto, è contestualizzato. Perché? Perché noi sappiamo che ci sono tutte le capacità, i meccanismi di regolazione e di modulazione dell'espressione dei geni, che sono tipici di un organismo e che ammaestrano il gene. Quindi, punto importante, poi nel libro è un po' più sviluppato, nello spettacolo un po' meno, è l'epigenetica, quindi la possibilità appunto che ci siano dei marcatori chimici che ti permettono di regolare l'attivazione, disattivazione, le tempistiche, la quantità di attivazione di un gene per fare le proteine. Quindi è un gioco complesso in cui però abbiamo imparato che il genoma è sensibile all'ambiente, mettiamola così. Il che non vuol dire che aveva ragione Lamarck, perché subito si pensa a questo. Però, Certo. insomma, diciamo che il DNA è dentro il nucleo delle cellule, ma dialoga con tutti gli Dialogo. ambienti che ci sono fuori. Ecco, l'importanza della ricerca. Abbiamo capito tutte queste cose in tempi relativamente recenti e brevi, anche aiutati dalla serendipity, che è una componente importante della scienza. Che cos'è la serendipity, Telmo? La serendipità è una mia passione come filosofo della scienza e ha funzionato bene perché dovevamo trovare una narrazione per giustificare, diciamo, per raccontare al pubblico la missione particolare di IARC, che è quella di finanziare la ricerca fondamentale, quella, diciamo, la ricerca pura, la ricerca di base, se Curiosity vogliamo. driven, Esatto, diciamo. quella mossa dalla curiosità, Dalla e curiosità. capire i meccanismi biologici, per esempio interrogarsi sul cancro come meccanismo evolutivo, la classica domanda di ricerca fondamentale, non c'è nessun obiettivo di un'applicazione terapeutica, ma IARC finanzia, promuove questo tipo di ricerca perché noi sappiamo che è quella che poi ti permette di avere alla fine, in modo appunto serendipico, cioè inaspettato, le scoperte più eccezionali. E quindi,
la proteina della luminescenza che oggi usiamo come marcatore dappertutto viene scoperta per caso nelle meduse, studiando le meduse. Le biotecnologie che usiamo oggi come CRISPR-Cas9 sono scoperte per caso studiando le difese dei batteri contro i virus. La serendipità è questa cosa qua, meravigliosa, per cui nella scienza molto spesso tu stai cercando qualcosa oppure stai intraprendendo una ricerca pura e trovi quello che non stavi cercando. La natura ti propone quello che tu non stavi cercando. Tu fai una domanda e lei ti risponde con un'altra cosa e quasi sempre quell'altra cosa lì è importantissima, proprio perché non la stavi cercando. Ecco, adesso una domanda per così dire finale, su cui poi magari ritorneremo, ma insomma, questa terra, questo pianeta, diciamo, che ospita la vita da 3 miliardi e mezzo, 3 miliardi e 75 milioni di anni, è fatta per noi Homo sapiens, così come molti tra gli Homo sapiens ritengono, oppure è fatta per lui, per il DNA, per il nostro direttore d'orchestra? Decisamente la seconda, direi, se dovessi scegliere. Lo abbiamo scoperto drammaticamente quest'anno con Covid-19, no? Penso sia assolutamente evidente. Tutti hanno detto, giustamente, abbiamo scoperto la nostra vulnerabilità. Io direi di più, abbiamo scoperto quello che ci eravamo dimenticati, cioè che siamo continuamente connessi con gli ecosistemi e che noi siamo una specie che ha scelto una serie di strategie evolutive, l'adattabilità per via tecnologica, culturale, ma là fuori ci sono degli organismi che hanno una strategia diversa, che è prettamente darwiniana, cioè replicarsi, 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 utilizzando gli altri organismi come veicolo di diffusione e diventando quindi molto pericolosi. Questo l'abbiamo scoperto questa volta perché ci siamo resi conto che noi eravamo diventati, senza saperlo, gli ospiti perfetti per patogeni come il coronavirus, che è una macchina a RNA che appunto fa semplicemente quello, repliche, repliche, repliche di se stesso. E ci ha messo in scacco perché non ha sorpreso soltanto i nostri sistemi sanitari, ma anche la scienza, perché era geneticamente nuovo e ci sono volute settimane per capire cosa diavolo fosse, che strategie aveva. Però quello che è successo poi dopo, io ovviamente non potevo assolutamente esprimermi perché c'era molto dibattito su questo, ma se davvero adesso siamo in quella fase discendente e poi chissà se ci sarà una seconda ondata, però diciamo lo verrà scoperto, dobbiamo avere l'analisi genetica, però diciamo che anche quella è una strategia evolutiva già vista molte volte in queste pandemie. Quindi l'agente patogeno arriva molto contagioso, relativamente cattivo e ci fa del male, poi impara ad adattarsi al suo ospite perché gli conviene per diffondersi di più. E quindi è una strategia palesemente evolutiva anche quella, e bisogna imparare a saperlo, questo ovviamente ancora una volta per riuscire a sconfiggerlo. Perché gli agenti patogeni estremamente letali, che uccidono quasi tutte le persone che contagiano, hanno vita breve anche loro e quindi non possono diffondersi più di tanto. Mentre questi virus subdoli, come il coronavirus che con cui abbiamo adesso a che fare, non è così aggressivo e quindi si diffonde anche del lungo periodo. Ma ritorniamo un attimo a questo fatto del pianeta Terra. Diceva Lynn Margulis, una donna che ha molto studiato la simbiosi, no? E che tutto sommato i batteri sono la forma più stabile e quindi, come dire, biologicamente più adatta, che meglio si è adattata alle condizioni di questo pianeta, e poi lanciava su una metafora, non so se la intendesse come metafora o no, ma insomma a me sembra una bella metafora, nel senso che i batteri hanno imparato a utilizzare noi Homo sapiens per diffondersi oltre il pianeta Terra, nello spazio. Ora, non è che noi siamo andati molto lontano dallo spazio, nello spazio. Per adesso noi umani ci siamo limitati alla Luna e i nostri oggetti costruiti da noi sono appena usciti dal sistema solare, ancora non hanno incontrato altri sistemi. Però molto si dibatte sul fatto che fuori dal pianeta Terra, su altri pianeti simili alla Terra, se ne stanno scoprendo a migliaia, non proprio tutti simili alla Terra, ma molti sono simili alla Terra, la distanza giusta dalla loro stella per avere acqua,
liquida, quindi tra 0 e 100 gradi sostanzialmente, quindi in grado di ospitare la vita così come la conosciamo. Allora la domanda è: il direttore d'orchestra che si è imposto sulla Terra, il DNA, è lo stesso direttore d'orchestra che si può imporre in altri pianeti? O ci possono essere altri tipi di organizzazione biologica capace di replicarsi, replicarsi, replicarsi? Ah, questa è una bellissima domanda. Ovviamente anche questo non lo sappiamo, chiaramente, però come diceva Lynn Margulis, tra l'altro, che venne a fare una conferenza bellissima a Genova, proprio, la Festa della Scienza di Genova, lei diceva sempre, quando li vedremo questi batteri extraterrestri, sarà il più grande esperimento di biologia mai realizzato. Perché? Perché a quel punto avremo la risposta a un dilemma che al momento è insolubile, cioè quanto è vincolata la vita dell'universo, cioè quanti vincoli chimici, biochimici ha. Perché se noi rispondiamo che è molto vincolata, allora dovremmo aspettarci che gli organismi su altri pianeti extrasolari siano abbastanza simili a noi. Ovviamente c'è sempre la contingenza evolutiva, quindi chissà cosa è saltato fuori, però diciamo che il linguaggio di base, i vincoli di fondo chimici dovrebbero essere gli stessi. Però questo non è dimostrabile al momento, finché non abbiamo l'esperimento. Altri, come Stephen Jay Gould, per esempio, dicevano invece che secondo lui ci sono tante strade possibili per arrivare a un organismo vivente, quindi lui prevedeva che gli organismi extraterrestri avrebbero potuto avere delle forme e proprio una chimica molto diversa dalla nostra. Io propendo per una via di mezzo, nel senso che secondo me ci sono delle basi comuni, dei vincoli comuni legati proprio ai pesi atomici, all'importanza del carbonio, anche se sappiamo che forse il silicio e altri potrebbero sostituirlo, però diciamo che c'è una buona probabilità che abbiano delle basi comuni. Poi però secondo me, come è già successo sulla Terra, da queste basi comuni veramente potrebbe venire fuori una gamma di forme di vita le più diverse. Basti pensare che se questo pianeta altro ha la gravità leggermente diversa dalla nostra, come è molto probabile, già le forme di vita sarebbero completamente diverse, perché la gravità, quel valore di gravità, è determinante per molti aspetti biofisici. Però, diciamo, la cosa importante da ricordare è che quello che diceva la Lynn Margulis, quando lo diceva lei, la prendevano per matta, la prendevano come un'eretica. Adesso è entrata nei manuali, perché non solo ha scoperto l'endosimbiosi per prima, i mitocondri, eccetera. Ma giustamente lei diceva, siccome scopriremo che i batteri sono capaci di vivere in condizioni estreme sulla Terra, questa sarà la dimostrazione che possono anche vivere su altri pianeti. E aveva ragione lei, perché abbiamo visto esattamente questo. E quindi lei richiamava in gioco il tema dell'ambiente. Allora la domanda che volevo porti è questa: questo direttore d'orchestra, il DNA, è un dittatore oppure, insomma, è in costante dialogo con ciò che è fuori di lui, che è lontano da lui, diverso, diverso da lui? In altri termini, noi siamo in parte natura, ma in parte cultura, ma queste due entità sono separabili davvero? Beh, nel caso della specie umana no, non credo, ormai sono diventate inestricabili, però diciamo che se tu guardi la prima fase della grande storia della biologia molecolare, della genetica, prevaleva un po' la metafora del dittatore. Se pensi a Francis Crick, no? Al dogma di Crick, l'idea un po' che il DNA è il pivot, il linguaggio determinante. Anche all'inizio del progetto Genoma Umano c'era un po' questa idea, tant'è che si pensava che si sarebbero trovati più di 200.000 geni umani, perché la metafora qual era? Noi siamo una specie molto complessa, quindi abbiamo tantissimi geni. E lì vedi proprio che era una metafora che non funzionava, ne abbiamo trovati un decimo, 22.000. Lì cosa si è capito? Che la metafora era sbagliata, perché la metafora giusta è quella della rete, del sistema, no? Di regolazione. Quindi non è importante avere tanti geni, ma come sono regolati tra di loro, come interagiscono tra di loro. Quindi secondo me oggi si è passati proprio dall'idea del dittatore all'idea del direttore d'orchestra, che non può essere un dittatore, ovviamente, perché deve rispettare l'autonomia dei musicisti, e lavora in modo molto leggero, proprio di regolazione delle prime donne e delle seconde file dell'orchestra. Bene, Telmo, allora ci avevi detto all'inizio che il
il libretto di quest'opera verrà poi portato a teatro, cioè diventa ancora una volta un'opera, perché già è diventata un'opera, ma sarà a Torino. E allora, coronavirus permettendoci, dici quando? Allora, le uniche date al momento ristabilite sono, per chi magari ci ascolta ed è vicino, a Ravenna, per il Ravenna Festival, un importantissimo festival musicale, a Lugo di Romagna facciamo una prima rantrée il 26 di luglio, in un posto meraviglioso a Lugo di Romagna, con il distanziamento e tutto, però ci sono più di 600 posti, quindi comunque sarà una bella occasione. A settembre ci sarà Trieste, se sarà confermato alla fine di settembre, e poi, quando sarà possibile, nei mesi successivi riprenderemo la tournée che era già prevista con Torino, Trento, per esempio, a novembre, Padova, che era saltata anche quello, in aprile lo rifaremo, e così via, poi anche in centro Italia e in sud Italia. Quindi sul sito dell'AIRC e dei The Producer poi ci sarà tutte le date nuove della tournée. Quindi vi aspetto tutti. E il giudizio della critica sullo spettacolo, sul libro, ti dico che il libro è bellissimo e quindi non può che essere favorevole. E non avendo io potuto vedere ancora lo spettacolo, il giudizio della critica al vostro spettacolo? Ma guarda, è stato molto divertente perché abbiamo ricevuto recensioni molto positive da grandi testate di musica. Io non sarebbe, cioè non scientifiche, anche sì, per la novità ovviamente del progetto scientifico, ma dalla musica, quindi rock and roll, tutte le grandi testate che si sono stupite. E questo secondo me è proprio l'obiettivo. Secondo me la comunicazione della scienza del futuro deve anche esplorare queste strade, cioè la mescolanza di linguaggi diversi, per esempio mettere insieme musica di alta qualità, musica elettronica, progressive, come quella dei producer, e il racconto scientifico e le grafiche, tra l'altro, permettimi di ricordarlo, il libro è impreziosito da queste Certo, infografiche di Marino Capitagno, che è un bravissimo artista e designer, che è anche quello che ha fatto le scenografie dello spettacolo. E quindi sono linguaggi diversi che si parlano, e il risultato è lo stupore, nel senso che noi finiamo in cartelloni teatrali e musicali dove il pubblico non si aspetta di trovarsi una serata in cui si parla di DNA e di scienza. E quindi rimane stupito e tu in questo modo puoi arrivare ad un pubblico che non è quello delle tue conferenze o delle presentazioni di libri, che è un pubblico già motivato. E questo secondo me è una strada molto importante per la scienza, per la comunicazione scienza che a noi sta molto a cuore per i prossimi anni. quindi aveva ragione il nostro comune amico e maestro Giulio Giorello, anche Topolino può fare cultura scientifica, quindi che divertirsi facendo scienza, comunicando scienza, non è un errore, ma è diciamo, una preziosità, un qualcosa di estremamente prezioso. Bene, io ti ringrazio, Telmo, e ricordo Grazie il libro. E che rimanda allo spettacolo, lo spettacolo rimanda al libro, a te. Ho visto che è che l'ho DNA. chiesto, il libro e lo spettacolo hanno lo stesso titolo, semplicissimo, DNA, quindi molto DNA. semplice. Con un sottotitolo, un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro, Mondadori editore. Grazie e buonasera a tutti. Arrivederci.